Esistono tanti strumenti gratuiti per poter fare le video lezioni. Uno dei più semplici e anche con meno limitazioni è il software di pubblico dominio Jitsi. Proviamo a cercarlo su Google. Vediamo che il primo link che troviamo è quello utile. A questo punto, senza bisogno di fare nessuna registrazione, possiamo iniziare cliccando su Start e Call, dare un titolo adesso alla nostra lezione e una volta premuto Go, siamo pronti a iniziare. A questo punto io l'ho già utilizzato, se no poi avrebbe chiesto l'autorizzazione all'utilizzo sia del microfono che della webcam. Come vedete qui in basso a destra compare un link che noi possiamo copiare. Nel momento in cui copiamo questo link basterà comunicarlo agli altri partecipanti al meeting, in questo caso per esempio i nostri studenti, e loro semplicemente cliccando su quel link potranno accedere alla nostra video lezione. Nel momento in cui gli alunni accederanno, mi compariranno una serie di icone sulla destra che mostreranno tutti gli utenti connessi ai quali sarà opportuno chiedere di disattivare il microfono e la loro webcam per evitare tanto di saturare la rete e non creare rumore. Abbiamo a disposizione qui in basso a sinistra tre pulsanti. Uno permette di aprire una chat. Nel momento in cui accediamo alla chat ci dobbiamo presentare. Questo permetterà di riconoscere i vari utenti. Possiamo richiudere la chat. Gli alunni potranno chiedere di intervenire alzando la mano e a me comparirà un'iconcina nel loro avatar che mostrando la mano mi farà capire che loro vogliono intervenire. A quel punto sarà sufficiente che loro riattivino il loro microfono per poter fare la domanda. La cosa molto importante è la possibilità di condividere uno schermo oppure una finestra dell'applicazione. In questo caso io ho aperto già il programma che solitamente utilizzo con la LIM, si tratta di Smart Notebook. Come vedete io posso proporre delle esercitazioni agli alunni, chiedere loro di svolgerle magari con il quaderno e mostrare poi la soluzione degli esercizi e chiedere loro se è tutto chiaro oppure se hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. In questo caso loro potranno semplicemente intervenire, chiedere la spiegazione e attendere la risposta del docente. Per uscire da questa modalità dovrò interrompere la condivisione schermo cliccando sull'icona in basso a sinistra. Questi sono gli elementi fondamentali di questa applicazione. Poi in un secondo video vedremo di entrare nel dettaglio per conoscere meglio gli strumenti che Jitsi mette a disposizione per poter creare delle video lezioni un pochino più articolate. Arrivederci.